faccio subito così. Scusa, che non niente, no, se buono niente. Ne è passata di acqua sotto i ponti di nonna Lea. Sono morte delle persone sicuramente in questo, in questi tempi. Siamo qua a fare e poi te lo addobbi. Elena, sto girando con Claudio. Grazie, sì, grazie. Ciao tesoro, grazie, ciao. Perché oggi ricostruiremo una tradizione, ed è la tradizione non più solo mia. Io avevo questa tradizione da piccolo, ma non avrei mai immaginato che questa tradizione diventasse anche la vostra tradizione. Quindi vi ringrazio, perché adesso ogni volta ci rompete il cazzo entrando nelle nostre tradizioni. Questo è il bello di YouTube. Ci rompete il cazzo, no? Quanto sono sicuri i palazzi degli anni 50? Senti? Bene, facciamo entrare colei che il Natale forse l'ha creato? Signore e signori, nonna Lea! Cari! Come sei? Perfetto. Da Robert Redford siamo passati a David Bowie in Labyrinth con i capelli. Aspetta. Perché siamo qua oggi? Esatto. Cioè, ogni anno le cose scompaiono da qui. Cioè ogni anno noi vogliamo fare il presente. Qualcosa. L'albero che è già fatto. È una stampante 3D che c'hai. Io non voglio sapere che altro. Attenzione. Anna Costa, anche conosciuta come mia madre, sì, ha fatto una cosa orribile. Cosa ha fatto? Dillo a nonna, cosa ha fatto? Anna Costa ha frullato il quadro della Signora delle Zinne. No. Cazzata a morte. No, no, dillo per provarci. No. Ci sono tante differenze tra me e lei. Ci sono tante differenze tra le due generazioni. C'è chi ha fatto la guerra e chi ha la guerra ce l'ha dentro. Ma tutte e due siamo d'accordo che le zinne dovevano stare lì. Che patrimonio è le zinne? Una cosa così carina. Cosa? Le zinne. Le zinne. Perché non vedo più le zinne? Io questo come l'attacco? Con lo sputo da cavallo? Nonna, che cosa? Perché ogni anno non esistono i materiali adeguati per fornirmi? Materiali adeguati per avere i materiali adeguati? L'erba ce l'abbiamo. L'incipit di qualsiasi nostra riunione. Roba di pazzia. Roba di follia. Yeah. Questa non è pazzia. E allora che cos'è? Questa è Sparta! Così? Vuoi guardare i cuscini sotto il culo, li voglio? Nonna mia, dovete fermare questo flusso incredibile di creatività che da 5 anni giova al paese italiano e a tutta la penisola nostrana! Vi prego, fermatela! Fatelo. Diamine! Era diventata la cocca di Robin Hood. Nonna, ti no, vuoi, questo ti prende il primo premio. A cosa? Cosa? Non ridete. No. La valenza dei premi dei Web Show Awards è quella che stai dicendo tu. E lei come pensa? Secondo me è sbagliato il lato sul quale sta venendo costruito. Chi entra ritorna indietro perché esatto, fa così. Esatto. Che fa chi entra? Beh, hai dato una capocciata. Sì, tesoro mio, ma era una montagna. Guarda lì. Ma era una montagna. Ma guarda qui. Guardo lì, guardo qui, guardo qui, guardo lì, guardo cazzo. E quindi stamattina ho messo una foto sul mio profilo Instagram, che è Claudio Di Biagio. Mostravo lo scambio di telefonate tra me e nonna Lea per organizzare questa giornata. Ho lasciato il numero di nonna Lea visibile. Ho fatto una cazzata, ma a un certo momento ha squillato il telefono. Pronto? Dalla parte dell'ago una voce un po'... Sì, mi è piaciuta, emozionata. Non fai così con le zinne, no? No, perché... palezzine, ci stanno le zinne. Senti, sei nonna Lea? Tipo sì, sono nonna Lea. Che piacere, t'adoro nonna. Vabbè, ho capito, ma chi sei? Ma come ti è venuto in mente? In mente mi ci è venuto perché guardando la cosa di Claudio è apparso il tuo numero, mi sono subito precipitato. Ah, guarda che a me mi ha fatto piacere, gli ho detto non te crede, non te crede. Ogni tanto una botta è via, non è che poi si una volta va bene, una volta non va bene, poi c'è sta volta che va bene, una volta che va bene. Però stavolta è andata bene. Fammi almeno sapere come ti chiami. Cioè, mi chiamo Domenico Maniglia. Oh, quindi vogliamo dire che il signor Domenico Maniglia... Un gesto immemorabile. Immemorabile. Dillo a Claudio che levasse il tuo numero, perché sennò ti bombardano. Perché è un rincoglionito. Vai. Domenico Maniglia, sì, che salutiamo, ha telefonato
a Lea per dire occhio Lea, perché ci sono persone che potrebbero fare quello che sto facendo io in questo momento. Io voglio ringraziare lui e tutti gli altri followers, perché effettivamente nessuno ha approfittato di questo numero, anzi vuol dire che c'è una community incredibile. Nessuno a parte Domenico Maniglia, l'eroe del terzo millennio. Prima della casa ci abbiamo le lucette? Penso di sì, ci stanno qua dentro. Le notti devono... Ma perché buttate le cose, tua mamma? Ogni anno, guarda. L'ho messa. Non me la ricordo. Come me, senza te, quando sei disperato come me, che muoio senza le lucette del nostro presepe perché non si può fare. In realtà io sono dalla sua parte. Perché? Perché Gesù non aveva le lucette. Aveva le lucette. Ma invece l'aveva fuori. Chi? La lucetta. Cos'altro aveva fuori Gesù? Che lui ha detto c'aveva dentro. Chi? La lucetta. No, non ho detto io. No, che cosa hai detto? Secondo quando? De chi? De chi? Ma cosa? No, non è vero, non è possibile. Ma mai la vita. Gesù non aveva niente dentro e niente fuori, soprattutto dentro fuori, non lo dire. Prendiamo la capannuccia, che di anno in anno sta diventando sempre più piccolo. È come il pisello. Si ritira. Esatto. Bene, come nel video E.T. di Katy Perry, anche nonna Lea lo sponsor Vogue. Come me, senza te, quando sei. Funziona da... Vabbè, quello è bello, te lo metti al culo e c'è fuori per tutta casa. Ecco, quello è una cosa perfetta, guarda. Guarda le pecore. Le pecore, mo mettiamo tutta a pecora. Aspetta. Okay, lo so che è un brutto momento. Fammi una faccia da brutto momento. Di più. Un momento terribile. Esatto, di più. Hai appena scoperto che nessuna lucetta al mondo è disponibile. Di più. Ancora di più. Adesso trattieni il male. Ecco, trattienilo. Devi trattenerlo perché il male va trattenuto per poi essere rilasciato. Lascia il male, lascia. Ecco. Siamo le noi. Luci Aspetta. Sono una gioia visiva effimera. Effimera, esatto. Perché il presepio dona felicità nei cuori per quello che rappresenta e non per quello che illumina. Come sentimentale. È sentimentale, perché è feroce. Le pecorelle quest'anno stanno in piedi, forse è un segno. Tutte le pecorelle sono in piedi. Maria di Giorgio Romero. Ok. Maria sta a destra o a sinistra? Scrivetelo sotto ai commenti, destra o sinistra. Prima lo scrivete e poi scoprirete la verità. Dove scrivete sta? Dove ti sta Maria? Maria si sa. Esatto. Dov'è? Nonno Aragorn. Eccolo qui. No, è tornato dopo anni. È tornato dopo le grandi campagne insieme a Padron Frodo, dai piedi pelosi, dopo la trilogia dello Hobbit, che anche il regista ha detto che era una cacata, farà nascere un bambino senza aver dato effettivamente un contributo fisico, che poi è quello che è. Non conta, perché le sacre scritture hanno detto questa cosa. Pensa questo, che si è ritrovato un bambino senza divertirsi manco 10 secondi. Cioè, la parte divertente per un bambino credo sia farlo. Quanto ce devo sta così? C'hai ragione. L'ho fatta! Mamma, a vedere se ce l'ho di là. Mamma, non mi dici niente! Te però non mi dici. Mannaggia, oggi sono proprio distrutta, guarda. Minime dei re magi. Bene, minime che portano terrore e spavento. Il nostro lago è cubista, lo poggiamo qua. E come fanno? Perché è un lago dal cielo. Il tamburo lasci qui. Il tamburo deve essere qui. Perché? La storia narra di un tamburo magico che venne a vedere la nascita del bambino Gesù, ma si fermò perché fu sorpreso dalle pecorelle che stavano ormai sempre in piedi. Ma poi c'era lei, la capretta che rideva come una scena. Ed era la capretta che stava tramando nell'ombra e alle spalle. Fortunatamente il lago dal cielo se n'era accorto. Aveva il numero di cellulare di nonna Lea, che avevo messo per sbaglio su Facebook, e chiamando nonna Lea sbagliò il numero e chiamò i minime dei re magi, che accorsero. Da un'idea di Stefano Accorsi. Ci siamo scordati i cammelli? No, dissero i re magi, che erano più alti, riuscivano a vedere oltre le caprette. I cammelli stanno qui. E che stanno a fare? Ci stavano a provare con tre oche, perché si sa che erano facilotte, e le oche lo sapevano che i cammelli non avrebbero bevuto dal lago dal cielo, che intanto continuava a stare al telefono. L'oca effettivamente voleva giocare a palla, ma la palla stava qui, ma la palla non poteva essere presa finché uno, che sei, Gesù Cristo, appunto Gesù Cristo, avrebbe preso la palla scalando la montagna, facendo rock climbing.
perché quest'anno Vogue aveva intrapreso una grande sponsorizzazione del Natale, ma aveva detto, l'aveva lasciato detto a Aragorn di uccidere Babbo Natale e di impilare la sua testa in un albero di Natale sconsacrato. I regali quindi avrebbero portato tutte le parti sezionate di Babbo Natale. E questo però non piacque alla casetta. La casetta era l'entità oscura che era sopra la capanna. Sam Raimino aveva messo una casetta cattiva, che stava scalando la vetta e stava facendo i gameplay su YouTube, e quindi aveva un sacco di visualizzazioni rispetto alla casa grande, e era quasi arrivata allo sponsor. Sotto invece c'era chi faceva la qualità, chi faceva Gesù Cristo. Al piano di sotto, queste persone qua, Enrico Papi, questo che sta fumando, una cosa incredibile, quest'uomo senza una faccia precisa, oh mio Dio, la radio enorme, il cielo! Ah, e poi c'è anche il chef Rubio. Dove ce le posso mettere pure io dopo le luci? Sì, ma però se me lo fai cadere poi ti prendo a selciate. La morale di questa storia è che tutti quanti vogliono essere Gesù, ma solo uno riuscirà. Votate al 48997 chi quest'anno sarà Gesù Cristo. Chi vuoi Gesù Cristare? Mandaci un SMS. Tanto il numero non è, ce l'avete, quindi. Il Natale non possa essere migliore di così. Quando in famiglia c'è l'amore, c'è la gioia, ma c'è soprattutto la froce. La froce? No! La froce? La froce? La froce? La froce? La froce! Quando in famiglia c'è la froce... Come fa? Ma che è sta froce? No, devi spiegarcelo tu. Ah, fai come se sapessi. La froce è quel latto naturale di... Sì. Di prendere... Sì. Esatto, in mano la situazione quando... Quando non c'è... Più tempo. Mi devi dire cosa pensi dei froce. Fanno bene quello che fanno. Oh, un messaggio importante, un messaggio che viene da Natale. Che non è... fanno bene a fare quello che fanno, quindi saranno bravi. Sicuramente sì. Signore e signori, buon Natale. Ognuno può fare quello che può. Buon Natale, noi ce ne andiamo, tu chiudi sui frosci. Attenzione. E stop.